Giornata promozionale per varare la stagione della Via del Sale, che continua a essere un elemento fondamentale per il turismo del territorio. Siamo in una fase di attesa per quanto riguarda i progetti Alcotra presentati a febbraio, e quindi attendiamo fiduciosi l'approvazione di questo importantissimo progetto che coinvolge noi piemontesi, la Liguria e anche la Francia. Quindi questo darebbe veramente un'ulteriore spinta a tutto il sistema delle ciclovie delle Alpi del Mediterraneo. Ovviamente ci aspettiamo un parere positivo, perché addirittura i comuni interessati sono stati ben 47 che hanno dato la propria adesione. Venendo alla Via del Sale, soprattutto alla promozione che Visit Piemonte, Conitur e l'ATL stanno svolgendo continuamente, costantemente, recentemente proprio nel mese di giugno siamo stati a Copenaghen, ad Amsterdam, ad Anversa, e la Via del Sale, unitamente a tutte le bellezze del nostro Piemonte, è sempre in vetrina, quindi sta accogliendo un numero di interessati veramente entusiasmanti. Tutti vogliono venire a provare questa meraviglia unica nel suo genere, quindi siamo fiduciosi. Lavoriamo in squadra, perché questa è la strada giusta per arrivare ai risultati che tutti ci proponiamo. Ha una potenzialità questa nostra regione veramente che ha le caratteristiche per sfondare veramente a livello internazionale. La Via del Sale è uno straordinario strumento di promozione turistica che collega le Alpi al mare. Una bellissima attraversata in una strada bianca che è molto ben tenuta, molto ben curata, anche grazie ai fondi regionali, che riesce a far confluire i turisti italiani alla Francia e viceversa. È una delle mete di promozione turistica che fanno grande la provincia di Cuneo, soprattutto per quanto riguarda il turismo outdoor. Essere qua non è semplicemente essere qua per la Via del Sale, ma essere proprio per tutta la regione, per far capire quanto sono importanti queste strade bianche, quanto sono importanti questi collegamenti lenti, perché quando uno partecipa a questi eventi capisce quanto è bello anche poter vivere la natura in modo leggermente diverso, che non è semplicemente quello della camminata, ma è proprio quello della pedalata. E pedalare in montagna fa bene, ma soprattutto fa bene ai nostri territori, perché il turismo che si sta creando attorno a questo indotto, che è proprio quello delle bike e del turismo lento, è un indotto che negli anni crescerà sempre, tant'è che adesso attorno al mese di settembre dovrebbe uscire un bando importante con circa 10 milioni di euro proprio per andare a valorizzare le ciclovie, e senza contare tutte le strade bianche che sono già finanziate a livello regionale, perché è una nostra indicazione che abbiamo dato fin dall'inizio col collega Paolo Bongiovanni, che vogliamo continuare a dare, perché abbiamo capito che è veramente importante far turismo in questa direzione.